Vedete avvicinarvi qua. Anche se, sia, se si svegliano non mi interessa perché li possiamo uccidere. Seriamente siete voi ad avergli sparato, ragazzi? Ma siete stronzi? Ok, allora, fate una cosa. Uccidete il Lancer prima. Andata. Non mi è piaciuto che lui ha preso un colpo alla testa. Però è giusto gunshot, va bene. Nice. Va bene. Entrate qua dentro. Da bravi. Pick up. Reform caravan. Ok. Direi che sta roba qua ve la portate tutta. Se mica portare anche... Possono portare anche loro. Nice. Nice, nice, nice. Choose route. Andate. Combat supplier. Nice. Tick interplanetary. Va bene. Di nuovo. What? Perché non... Trader is not willing to buy this. Strano. Non è che mi si sono rotti i trader. Ci siamo. Marcello è apatico, perché? È stato castrato. Ma Marcello, ma io non so cosa dirti. Io te li faccio anche mettere, guarda. Però davvero non puoi fare queste storie ogni volta. Voi come state messi? State messi. Fantastico. Lo iodio di potassio c'è. Va bene. Ah, ma hanno cambiato l'icone. Fantastico. Benissimo, benissimo. Ah, ma non sanno dove metterlo poi. Oh god, oh god, oh god, oh fuck. Fermenter vet. Dovremmo arrivarci. Vabbè, siamo in progress per l'altra. Io a sto punto la prosthetics la metterei un attimo in stop. E vediamo. Perché qua siamo pieni. Cioè non abbiamo più zone dove far fermentare. Un altro combat supplier. Vediamo se questi comprano qualcosa effettivamente. Perché sennò mi sa che c'è qualche problema. Questi qua. Ah, non sanno dove mettere il mosto. Non sanno dove mettere il mosto. God. Facciamo una cosa. Mi serve soltanto che reinstallino un attimo questo qua. Poi facciamo disinstallare. No, no, facciamo togliere questa roba qua. Scavare. Tutto qua dentro. E questa zona qua sarà la nostra nuova zona di fermentazione. Sì, c'è qualche problema. C'è qualche problema, mi sa, con i mercanti. E questo potrebbe essere tranquillamente dato da... dai nuovi aggiornamenti. Vabbè, quando andranno a scavare potremmo andare avanti. Ancora, non li trasportano, va bene. Pian piano li trasporteranno, spero. Ok, tu devi fare questo. Così come vittoria. Vai. Questo dovete fare per adesso. Oh, bene, finalmente stanno scavando. Ok, fantastico, fatto. E qua metterei il Dark. Sì, andiamo per il Dark. Ora, tutte queste cose qua io le faccio reinstallare. Anzi no. Ah sì, questo sì, magari. Però tutti questi io li faccio mettere qua. Ok, appena finiranno la ricerca inizieremo con le nuove cose, quelle della Fermenter. So che ci metterà un casino qua ancora. Però, ehi, ci tocca farlo. Miscellane. Barber Stable. Wait. What? Ma siamo seri? Il tavolo da barbiere. Dove lo possiamo mettere? Qua. Bene così. L'ultima cosa che manca qua sono le luci.
Ok, trasportatelo velocemente. Stanno già riempiendo qua. Bene. Le due cuoche stanno ancora lavorando. Saranno finiti gli animali da portare, no? Non ancora. Ottimo, abbiamo una luce, la temperatura va benissimo. A 7 gradi a 32. Oh, abbiamo finito la ricerca. Andiamo sul fermenter, che tanto non dovrebbe essere troppo complesso. Fermenter vet. Vai. Quindi è fruit mash, cioè starch mash. Ok, do until you have. Boh, facciamo 50, anzi 100. Ok, damage fruit mash, do until you have 100. Ok. E cos'altro c'è? Ok, abbiamo già finito. Oil plant, via. Cos'altro c'è? Cheese precursor, no. Questo no, 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 no. Credo sia questo e basta. Questi due. Sì. Il problema del mosto è che queste lo faranno a manetta. Quindi io direi che gliene facciamo fare 100 sostanzialmente. Ok. Ne facciamo fare 100. Va bene. Così è in più. Arrivano a 100 e basta, dovrebbe esserci poi. Qua è quasi finito per lo più. Manca davvero poco e tra un po' avremo la nostra birra. Ottimo. Steel barber table. Ok, quindi se io tipo adesso andassi qua e dicessi change your style. Che ne so, Jack, change your style. Cos'è che mi fai fare? Non ci credo. Bellissimo, bellissimo. Da bravo, vai. Fatti vedere Jack adesso che hai finito. Che bello che sei. Fantastico. Come siamo messi a fieno? No, ok, ci siamo col fieno. E a cloth invece? Come siamo messi con il cloth? 2500. È ancora pochino, pochino. Non poco, ma pochino. Strano, strano, strano. Vedo che però le persone stanno pian piano cambiando anche, che è un'ottima cosa. Però qua il tè e il caffè non stanno crescendo. Che sia il caso di ampliare un po' la produzione. Che sia il caso. Ma magari possiamo sfruttare questa zona. E quindi questa luce la mettiamo qua. Facciamo abbattere questa zona e qua dentro ci mettiamo tutto un campo praticamente. Dai, su da bravi. Perché qua adesso facciamo la zona di coltivazione dove mettiamo caffè e tè per i prigionieri. Così almeno loro si occupano anche di quello. Stavo pensando se c'è già anche magari le tubature. Non ci sono ancora, ma le possiamo mettere qua. Quindi non dovrebbe essere un problema. La pipeline è quasi completa. Qua sopra. Speriamo bene. L'unica cosa che mi viene in mente. Oh, stanno facendo il mosto. Stanno facendo il mosto. Bene. E abbiamo ancora dei barili da riempire. Quindi insomma, ci siamo, eh. Io non ci credo che voi. Ah, ok, no, lo sta facendo Camilla, va bene. Capito, capito, capito. Bene, 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 benissimo. Ma sono velocissimi qua a lavorare. Qua sta crescendo, riso, patate ne abbiamo, fatemi vedere. Patate, riso stanno salendo, fantastico, quindi io lascerei così per ora. Anche perché cibo ne abbiamo. Ne abbiamo e come. Decisamente. Ok, teoricamente dovremmo aver sbloccato nuove cose. Vediamo un po' cosa che abbiamo disponibile. Sunflower per fare l'olio. Sesamo. Quindi girasoli, sesamo. Cos'altro? Per ora solo questo. Per ora solo questo e
Tra poco sbloccheremo qualcos'altro, se non erro. Inoltre abbiamo sbloccato delle cose per la fermenter, che sarà in produzione, immagino. Production? Sì. Fermenter, fermentating vat. Peccato, non ne possiamo mettere un altro. Fa niente. Temperatura qua dentro è 12 gradi, meno like. Quindi cosa facciamo? Ci mettiamo dei termofisoni. Guardate, qua è perfetto proprio. Voi state lavorando benissimo, producete il mosto che tanto noi lo mettiamo su, male che vada lo vendiamo. Concrete. Ah, è vero perché qua prima ci avevamo fatto. Avevamo fatto cose. Abbiamo già finito la mod? Wow, fantastico. Quindi andiamo avanti con questa. Cos'è che abbiamo sbloccato? Vediamo. Oil. Teoricamente. Olive tree. Ah, ok, per fare l'olio. Va bene. Qua stanno lavorando. Fermenter. Batch 250. No limit. Cancelled. Select product. Ok. Aspettiamo. Ok, dovremmo un attimo vedere cosa produrre a questo punto. Potrebbe essere un po' complessa, come mod, ma vedremo. Più che altro per la questione del produrre tutti i precursori. Quello potrebbe essere problematico. Ma vedremo, vedremo. Alvarez has given birth. Vediamo un po'. Estelle. Che bel nome, Estelle. Ok, vediamo un po' come stai messa. Bio. Cioè niente praticamente. Set medical, social, gourmet, ascetic, quick sleeper. Ottime cose, ottime cose. Ha zero in cooking, che non è proprio il massimo, però ha una passione proprio, è infervorata. Quindi facciamo così, Estelle. Doctor, sì, te farai doctoring. Così come sarai un jailor e un warden. Ok, ma prima di tutto tu farai cook. Assolutamente no nuclear. E via così. Estelle, inoltre te sarai così, fantastico. E ti assegniamo colonia, industrial tech medicine e vaccipillola. Va bene. Ovviamente a sparare non ci provare nemmeno che c'hai zero. Fantastico. Ricordami chi sono i tuoi genitori. Cannon e Alvarez. Ok, qua stanno passando. Va bene, terreno. Io direi che intanto possiamo mettere qua il terreno. O almeno dove possiamo mettiamo il terreno. Poi. Rimfeller, slate tile. Queste due vanno qua. Benissimo. E adesso pian piano che vanno avanti. Speriamo. Speriamo si diano una mossa. Ok, oh. Fantastico, ora portatelo qua. Così teoricamente si fermano nel fare il mosto, dovrebbero. Ok, Estelle sta facendo a quanto pare la starch mash. Nuova recluta, chi? Rissa. Rissa, fantastico. Rissa, che combini te? Sei un builder. Fatti guardare un attimo, va. 5 in cooking. 5 in cooking. 6 medical. Sì, farai la cuoca sostanzialmente. Com'è che si chiama? Rissa, 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 rissa. No, non sarai un medico. Calling urgently, no. Dealing with, no. Ok, cook. Non constructing. Ma cooking. E se proprio dovrai. Ok, Rissa, anche te adesso ti fai colonia, industrial tech, vaccino pillola e niente perché credo tu non sia buono a sparare anche se un 4 non è malaccio. Vai Rissa, vai. Oh, ok, ottimo, ottimo. Stanno facendo progressoni. Dai Salinas, quello lì è l'ultimo.
Dai, Salinas, I believe in you, come on. Ah, andata. Manca qua dietro. Ok, benissimo. Così facciamo rimuovere tutto il pavimento. Dove stanno portando la birra? Ah, la portano direttamente lì per essere scambiata. Bene, no, non dovete farlo. Decisamente no. Drugs. Togliete la birra. Dov'è che la possiamo mettere per farla vendere poi? Oh boy, la possiamo far mettere. Ce l'ho. Storage. Pallet. Facciamo mettere su un pallet qua. Marcello, quando puoi. Vai. Sì, perché adesso inizieremo a produrre parecchia birra. Ok, praticamente loro non devono più fare il tè adesso. Brew tea, brew coffee, via. Starch mash, cheese precursor. Ok, va bene. Proviamo, facciamo una prima prova al volo. Ok, mozzarella, no? Ok, lactic acid bacteria. Perfetto. Quanto ne richiedono aiuto? Filling fermenter, ok. Cos'è che ci sta mettendo dentro? Ah, va a 250 il batch. Ok, no, facciamo 200. Quindi devono produrre tipo un casino e mezzo. Quanto ne produce ogni brewery? Bella domanda. Ok, è un po' complessa questa cosa. È un po' complessa. Perché è possibile. Dobbiamo mettere su una nuova zona dove si faccia solo quello. Non è un problema, però potrebbe essere un problema per lo stoccaggio. E non ci piace questa cosa. È possibile che questa zona qua poi diventi propedeutica a questa. Vediamo. Perché lo stanno pian piano riempiendo, 64, 25, 11, 25. È lenta come cosa. È lenta, però bisogna vedere cos'è che ci dà poi dopo. Se ci dà una quantità enorme, allora poi è normale che non ci siano problemi. Perché voi state andando al mattatoio, scusate? Decisamente dovete tornare tutti dall'altra parte da bravi. Ecco qua, bene. Ok, come dicevo potrebbe essere un po' complessa, chiaramente richiede un po' più di attenzione. Perché potrebbe teoricamente portarci a un bel po' di soldini. L'idea è proprio quella. Dobbiamo anche vedere che effettivamente non ci siano problemi con i mercanti. Perché al momento, come potete vedere, come avete visto prima, magari non è proprio, non è chiara la situazione. Comunque io termino qua, vi ringrazio tantissimo per avermi seguito, invito a lasciare un bel mi piace e un commento dicendomi cosa ne pensate di questo episodio. Stiamo finalmente avvicinandoci verso l'industria che volevamo costruire, vediamo un po' com'è, fatemi sapere cosa ne pensate. Io vi ringrazio ancora per la visione, sono Gold e noi ci vediamo con i prossimi video. Bye bye.